auch sein Land, deshalb regt er sich in manchen seiner Songs ziemlich auf über das, was so in Italien passiert. Und er liebt Giorgio Gaber, weshalb er bei Wettbewerben, in denen es um Nachfolger des großen Cantautore geht, immer unter die Ersten kommt. Sein Name Luigi Mariano, in Salento geboren, in Rom lebend und gleich am La Dolce Vita Telefon. Hier ist schon mal ein Track von seiner ersten CD Asincrono. In diesen verdammten, ekligen, korrupten Jahren kriegt man Lust, sich zu isolieren, alle Termine und Verpflichtungen abzusagen, die eigenen Träume einzupacken und sich dann einzuschiffen. Luigi Mariano will auf eine einsame Insel, solo un'isola deserta. Und warum das so ist, das muss er uns jetzt erklären. Ciao, buongiorno e benvenuto. Ciao, ciao Anna Bianca. Perché vuoi andare su un'isola deserta? Ho scritto questa canzone perché a volte si ha quasi l'esigenza di andare via dalla nostra società che un po' ci opprime ogni giorno. A volte sono molto insoddisfatto della mancanza di morale che c'è spesso nella società, che appunto ci impone davvero questo desiderio di fuggire via per ripurificarci. Was da für ein Erlebnis vorausgegangen ist diesem Song, der nach der einsamen Insel ruft, wollte ich wissen. Und Mariano sagt, jetzt habe ich geschrieben, weil man manchmal wirklich weg will aus dieser Gesellschaft, die einen fast täglich unterdrückt. Ich hatte diesen starken Wunsch, weil ich so unzufrieden war, weil ich so einen Mangel an Moral in unserer Gesellschaft erlebt habe. Und da denkt man doch dann an Flucht. Das ist ein Akt, wie um sich zu reinigen. Die Musik ist sehr gut gelaunt. Der Text liegt einem schwer im Magen. Das ist paradox. La musica è molto leggera in questa canzone, le parole sono pesanti. Gli piace il paradosso? Sì. Infatti, io sono sempre amato i paradossi e ho tentato appunto quando ho scritto queste parole qualcosa di molto più leggero per dare questa contrapposizione e che poi è anche un po' lo spirito con cui ho scritto questo CD, questo disco intero, perché è appunto un CD che contiene sia aspetti leggeri che aspetti molto molto riflessivi. Das Paradox hat er immer geliebt, sagt Luigi Mariano. Da ist einerseits die leichte Musik und dann die Schwere der Inhalte manchmal. Das ist so der Kontrapunkt. Und in diesem Geist habe ich die ganze CD geschrieben. Es ist nicht der einzige Song, tatsächlich, in dem Mariano sich über die Situation in Italien hermacht. Ein anderes heißt Il Negozionista. Das ist ein Typ, der behauptet, dass alle Massaker zum Beispiel, die es in der Geschichte gab, nicht wirklich passiert sind. C'è un'altra canzone molto politica e molto assurda. Il negozionista. Sì. Perché? Negozionista, sì. Sì, per chi o per causare cosa scrive una canzone come questa? Questa è un'altra canzone in cui c'è il paradosso, di cui dice prima il paradosso di Solo su un'isola deserta era quello nella contrapposizione fra musica più leggera e testo più pesante e riflessivo. Invece nel negazionista il paradosso è soprattutto nel testo, nelle parole, in cui io nego, faccio finta di negare tutta una serie di verità abbastanza in realtà evidenti che succedono nel mondo per appunto provocare una reazione in chi ascolta. Non mi voglio riferire tanto al negazionista che nega l'Olocausto, quindi a qualcosa che ha a che fare col passato, quanto soprattutto parlare del presente. Ero indignato soprattutto nei confronti delle persone che attualmente, sia politici, sia grandi economisti, sia soprattutto la gente comune, nega rispetto a quello che accade nel mondo di negativo. Forse a volte lo negano per interesse, altre per paura. Tatsächlich ist das wieder so ein Song, in dem es um ein Paradox geht. Zuerst im anderen Song, sagt Luigi Mariano, ging es um das Paradox und um die Gegenwirkung von Musik und Text. Jetzt im Negazionista ist der Text paradox. Ich tue ja so, wie wenn ich alle Wahrheiten und alles, was in der Welt passiert ist, negiere, so tue, als ob sie nicht passiert seien. Und das mache ich natürlich, um eine Reaktion der Zuhörer zu provozieren. Aber es geht tatsächlich gar nicht um die Vergangenheit, auch wenn ich von der Vergangenheit rede, sondern es geht um die Gegenwart. Ich hatte mal wieder so die Schnauze voll von dem, was aktuell Politiker, Wirtschaftsleute, aber auch ganz normale Menschen tun, dass sie nämlich einfach das negieren, was Schlechtes, was Schlimmes in der Welt passiert. Seit 15 Jahren macht er Musik, jetzt aber erst eine erste CD. Warum hat das so lange gedauert? Luigi, perché ci ha messo 15 anni per fare il primo CD? Questa è una domanda che non è facile. In questi anni è come se io avessi voluto aspettare di raggiungere una mia consapevolezza proprio artistica. Avevo proprio bisogno di capire quale strada percorrere a livello artistico, perché dentro di me ci sono varie anime, c'è un'anima molto riflessiva e intimista
però poi dopo è uscita fuori 4-5 anni fa un'anima anche più leggera e ironica. È come se dentro di me avessi la consapevolezza che piano piano dovevano uscire vari aspetti della mia personalità artistica, per poi poterli inserire tutti in un intero CD. Quindi questa attesa per me è stata importante in realtà per capire tante cose della mia vita artistica, personalità artistica. Also die Antwort ist ihm nicht einfach gefallen, sagt er. Ich musste aber ein paar Jahre warten, so kommt mir das jetzt vor, bis ich ein bestimmtes künstlerisches Bewusstsein erreicht habe und bis ich wusste, welchen Weg ich gehen sollte, weil es leben verschiedene Seelen in mir. Die eine, die ist sehr ernsthaft und sehr inhaltlich und in den letzten 4, 5 Jahren habe ich aber auch meine leichtere Seite entdeckt, meine ironischere Seite. Und dieses Warten, das ist so, als hätte ich gewusst, dass es eine Weile dauert, bis die verschiedenen Seiten meiner Künstlerpersönlichkeit einfach rauskommen. Die CD heißt Asincrono und daraus hören wir jetzt eine Art Kabarettsong. Luigi Mariano, Il Singhiozzo. Luigi Mariano und Il Singhiozzo. Luigi, è difficile di cantare con il singhiozzo? È molto difficile, proprio a livello tecnico, perché quando ho scritto questa canzone mi è venuta l'idea appunto di mettere proprio anche il singhiozzo nella registrazione, nel cantato, proprio perché volevo rappresentare in maniera simbolica le nevrosi quotidiane che si somatizzano sul corpo, no? E però poi a un certo punto mi sono accorto che cantare e singhiozzare, soprattutto tenendo il tempo anche con la chitarra ritmica, era veramente difficilissimo. Ho impiegato più di un mese per cercare di sincronizzare il singhiozzo, il cantato e la ritmica della chitarra. È stata una cosa molto, molto, molto difficile. Intanto è vero che non sono riuscito a sincronizzare, perché poi io singhiozzo mentre il ritmo della chitarra va in un altro modo, in levare, poi canto in battere, insomma è una cosa abbastanza complicata che è totalmente asincrona e infatti il CD si chiama Asincrono. Da kommt jetzt auch der Titel der CD zum Tragen. Ich habe ihn gefragt, ob es sehr schwer ist, mit dem Schluck auf zu singen. Und er sagt, es war wirklich sehr schwer, technisch gesehen. Ich hatte sofort die Idee, dass der Schluck auf da rein muss in den Gesang, um so zu symbolisieren, wie sich eine Neurose allmählich auf den Körper niederschlägt bei dem Menschen. Aber er sagt, ich habe mehr als einen Monat daran gearbeitet, meinen Gesang und den Schluck auf und das Spielen auf der Gitarre zu synchronisieren. Und immer ist eins in die andere Richtung gegangen. Und das war unglaublich schwer. Und naja, Asynchrono heißt ja auch die CT. Die Gleichzeitigkeit der Dinge ist manchmal unglaublich schwer. Im Refrain singt Mariano, keiner kann mehr zuhören. Erlebt er das als Singer-Songwriter oder als Mensch im Alltag? Lei canta, nessuno sa più ascoltare. Questa è Sì. In un'esperienza che ha fatto da cantautore oppure nella vita quotidiana? tutti e due i campi, quindi avendole vissute in tutti e due i campi, ero veramente molto convinto quando ho scritto quella frase. Credo che una delle più grandi disgrazie proprio del nostro tempo è proprio la difficoltà di comunicare, che poi causa veramente molti problemi, di sofferenze, incapacità di crescere, di esprimere quello che si ha dentro. Tutto questo io l'ho avverto molto, sia perché l'ho vissuto in prima persona e sia perché l'ho ascoltato da molti amici. Mi sembra proprio un dramma del nostro tempo. Also tatsächlich ist es beides, das Drama unserer Zeit, sagt Luigi Mariano. Ich bin überzeugt davon, dass das eines der größten Probleme ist, das wir im Moment haben, dass wir nicht kommunizieren können. Das schafft so dermaßen viele Schwierigkeiten und Leiden, dass wir uns nicht ausdrücken können, dass wir uns nicht entwickeln. Und das habe ich selbst erlebt, aber auch wirklich beobachtet. Asincrono, die CD von Luigi Mariano. Ein paar Exemplare verschenke ich, wenn Sie eine Mail schreiben an ladolcevita@wdr.de. Für Asynchrono, ladolcevita@wdr.de. Und es gibt hier in La Dolce Vita noch einen letzten Song daraus. Das ist Eduardo. Luigi, chi è Eduardo? Edoardo era un ragazzo inquieto e anche infelice, figlio di un grandissimo industriale italiano che è stato Gianni Agnelli, che è il padrone praticamente della Fiat. E quindi questo ragazzo probabilmente sentiva il peso della responsabilità di un'eredità professionale soprattutto, cosa che lui per carattere non riusciva a portare avanti, perché era un ragazzo molto più riflessivo, pensava soprattutto ad altro, insomma era un ragazzo che volava alto sopra le megalopoli industriali.
ed era meno pratico, pensava meno alle cose pratiche, molto più alle cose spirituali. Probabilmente cercava anche una via di fuga quando si è laureato in filosofia orientale e religioni orientali, proprio perché era infelice. C'era questo rapporto sicuramente di poca comunicazione intima fra lui e il padre. E un giorno di 10 anni fa, questa sua grossa insoddisfazione e depressione probabilmente l'ha portato a buttarsi da un ponte e a suicidarsi. E quindi questo rapporto fra padre e figlio io lo volevo analizzare non soltanto appunto per parlare di un uomo come Edoardo, ricco magari ma infelice, ma in generale volevo parlare di qualsiasi rapporto tra padre e figlio, anche di quello che c'è tra me e mio padre. Infatti la canzone in realtà io l'ho scritta pensando a mio padre. Grazie Luigi Mariano. Grazie a te, Anna. Non sono come te, papà, non amo le luci.